È il grande giorno in cui andiamo a visitare le isole incoronate. Bisogna pagare 95 euro. Hanno il potere di trasformarci in pirati. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa, con la quale stiamo navigando nel Mediterraneo, al momento in Croazia. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed il regno dello spirito. Nell'episodio precedente ho lottato per tenere in piedi questo canale YouTube. Oggi ci diamo alla pirateria alle isole incoronate. Stiamo per lasciare la rada di Vodice e continuare il nostro viaggio verso Cornati, un arcipelago che è conosciuto in italiano come le isole incoronate. Devono essere bellissime, un po' inaccessibili perché ci sono regole abbastanza severe e anche biglietti parecchio salati da pagare. Stiamo cercando un modo per visitarle rispettando il nostro budget. Oggi dobbiamo percorrere solo, mi sembra, 7 miglia fino ad una rada abbastanza vicina a Cornati ma fuori dal parco nazionale, e poi domani ci sposteremo sulle isole. No, c'era un ragno. Ok. È da prima ancora della nostra partenza dalla Sicilia che sogno di visitare le isole incoronate. Avevo visto immagini mozzafiato di quelle gemme di roccia calcarea che emergono come punte di una corona d'oro su un mare di zaffiri. La prospettiva di esplorare un luogo così, che sembra appartenere ad un regno incantato, vale da sola tutte le miglia che abbiamo già percorso. Terre come queste hanno il potere di trasformarci in pirati, ma non nel senso che vi immaginate, non intendiamo saccheggiarle. Che bello, anche se per sole poche miglia, oggi il vento ci regala una bella veleggiata, spettacolo. Poi ci sono tantissime barche che stanno andando a vela, è veramente bello da vedere tra tutte queste isole con la roccia chiarissima e la vegetazione verde scuro, il mare ovviamente di un blu pazzesco con questo sole. Oggi riprendiamo ad andare a vela dopo tutta questa vita da ancoraggio. Credo che ancor più che alla bella veleggiata, la mia gioia in questa navigazione sia dovuta al fatto che sento di essermi finalmente liberata da alcune gabbie che mi ero costruita, tra l'identità professionale e il rapporto con YouTube di cui vi ho parlato a fine 2023. E all'entusiasmo per questa navigazione ricca di aspettative, oggi si unisce anche quello per il nuovo anno che è appena iniziato. Navigazioni come quelle di oggi sono un bel ripasso delle precedenze, perché si incrocia una barca ogni 3x2. Noi abbiamo quasi sempre precedenza perché andiamo solo a vela. Abbiamo incontrato un'altra barca che andava solo a vela, però anche in quel caso avevamo precedenza perché noi avevamo muri a dritta. In ogni caso, in queste acque così frequentate, piene di isole, bisogna sempre stare un po' all'occhio perché c'è veramente tantissimo traffico. Tra un bordo e l'altro siamo arrivati all'isola di Morter, vicina alle isole incoronate, dove abbiamo passato la notte in rada per poter entrare nel parco nazionale il giorno dopo, al mattino presto. Oggi è il grande giorno in cui andiamo a visitare Cornati, cioè le isole incoronate, che sono le isole dietro di me. Il paesaggio sembra lunare, sembra da un altro pianeta. Adesso lasciamo questo ancoraggio dove abbiamo passato la notte e navighiamo verso Cornati. Sono 7 miglia fino alle isole più a sud e poi piano piano risaliremo verso nord. Dobbiamo ancora capire bene dove fermarci stanotte, perché solo per entrare nel parco bisogna pagare un biglietto di 95 euro. Però abbiamo scoperto che se si mangia ad un ristorante, l'ingresso al parco è gratis, quindi vediamo, magari riusciamo a supportare un po' l'economia locale e mangiare ad un ristorante, avere un buon pasto croato e magari risparmiarci anche il biglietto. Vediamo, all'avventura!
la vista è spettacolare con Cornati qui davanti, abbiamo proprio le isole un po' tutte in fila e poi ci sono ovviamente le altre isole intorno. Il panorama è molto diverso perché Cornati sembra lunare, totalmente spoglia, senza vegetazione, mentre le altre isole croate hanno molti alberi, molta foresta sopra, quindi vedremo qualcosa di molto molto diverso da ciò che abbiamo esplorato fino adesso. Proprio per il loro paesaggio extraterrestre, le isole incoronate attirano moltissimi turisti ogni anno. Turisti che scattano le stesse foto dalla stessa prospettiva, fanno volare lo stesso drone nelle stesse baie, scrivono o recitano le stesse parole di descrizione sugli stessi social media. E io non faccio nulla di diverso, anche io sono una di loro. Rido un po' di me stessa quando mi rendo conto che il mio sogno di vivere un'avventura straordinaria è lo stesso che hanno tutti. Cosa che mi rende una persona ordinaria. In un posto così famoso per il turismo nautico, mi sembra impossibile dire o mostrare qualcosa di originale. È inutile provarci, è come cercare di scattare un selfie innovativo con la Tour Eiffel, o una nuova foto della Luna, o parlare d'amore in un modo mai sentito. E questo è anche ciò che accade all'inizio del nuovo anno. Abbiamo tante idee e progetti per i 12 mesi successivi e sentiamo che questa è la volta buona per realizzarli tutti. Ma bastano pochi giorni per trasformare l'anno nuovo in un anno vecchio, in cui ancora una volta tutti i nostri propositi sono finiti nel dimenticatoio. E non siamo neppure tanto originali in questo, perché succede a tutti. E in tutto ciò, io cos'ho di nuovo e originale da raccontarvi sulle isole incoronate? Per il momento, non molto. Wow, questo è davvero un altro pianeta, bellissimo! L'arcipelago delle isole incoronate è il più denso ed è il più grande del Mediterraneo per numero di isole. Ne conta ben 147, alcune delle quali molto piccole. Tra le isole di roccia calcarea ve ne sono alcune completamente nude, altre vestite di macchia mediterranea. Questa differenza potrebbe essere dovuta al fatto che in tempi passati gli abitanti di queste isole inospitali ottenevano pascoli e campi da coltivare bruciando aree di terreno ad intervalli periodici di alcuni anni. Il paesaggio nudo delle isole più spoglie sarebbe il risultato di questa pratica. Il fenomeno del carsismo ha donato ad alcune delle isole l'aspetto di vere e proprie sculture, alcune simili a librerie sull'acqua, altre alle onde del mare, altre ancora a volti di creature fantastiche. Non scherzo, abbiamo navigato a ridosso di una scogliera dove ogni roccia ci osservava con occhi millenari. Non ditemi che non riuscite a vedere le facce di pietra. Ma la roccia alle isole incoronate non è solo quella delle scogliere, è anche quella delle incredibili opere dell'uomo. Muretti a secco che tagliano le isole dividendole in pascoli rettangolari. Non riesco ad immaginare quanta fatica sia costata a costruirli. Ci siamo addentrati nella baia della Conoba dove speravamo di passare la notte da pirati, un po' timorosi che la marina ci catturasse. Siamo appena arrivati in questa graziosissima Conoba, che è un ristorante che ha anche un pontile dove possiamo fermarci per la notte. È veramente un posto molto bello perché fuori è tutto selvaggio, poi si entra in questa baia, ci sono soltanto un po' di casettine, un po' di ristoranti, muri a secco e tante cicale, come potete sentire. Bellissimo, adesso andiamo a esplorare l'isola.
Anche se sparse tra le isole vi sono alcune case come queste, non vi è nessun insediamento permanente nell'arcipelago. Chi vive qui durante la bella stagione lascia Kornati d'inverno. Può sembrare strano, visto che le isole non sono poi così lontane dal resto della Croazia. Ma basta avventurarsi nell'entroterra per capirne il motivo. Queste terre sono davvero aride e inospitali, prive di sorgenti d'acqua e di ripari. Sono come pianeti spogli in mezzo allo spazio sconfinato. In passato, quando il turismo non esisteva, la vita qui era dura e ogni opera e azione di chi la intraprendeva aveva un solo scopo: la sopravvivenza. Quasi ogni persona che venne qui lo fece in tempo di guerra e pirateria, quando tutto aveva perduto e nulla aveva più da difendere, fuorché la vita. La storia di queste isole non è quella di grandi conquistatori dalle imprese mitiche, ma quella degli eroi del quotidiano con la schiena curva. È la storia scritta nelle pietre che, una dopo l'altra, essi hanno allineato per costruire i muretti che vediamo oggi. Muri a secco, semplici, alti giusto quanto basta finché le pecore non possano scavalcarli, e spessi appena quanto serve perché resistano alle intemperie. Non opere decorative ed originali, ma costruzioni tutte uguali, tenute insieme dalla speranza di un contadino di poter strappare ancora un pezzetto di terra alla roccia, ancora un giorno di vita alla morte. La storia di queste isole ci insegna a preoccuparci di sopravvivere oggi, prima ancora di pensare a domani. E anche se la mia vita è molto lontana, per tempo e per condizione, da quella di chi visse qui in passato, forse anche io posso imparare il valore della sopravvivenza. È un po' quello che intendo quando dico che voglio essere un pirata, e non solo perché non ho pagato il biglietto del parco. Sì, per una volta posso dire che i furbi siamo stati noi. Non abbiamo pagato il biglietto di 95 euro per l'ingresso nel parco e ce la siamo cavata con un'ottima cena a 70 euro, che includeva l'ingresso nel parco e l'ormeggio per la notte. Ed è del tutto legale. Bellissimo, faticoso ma bellissimo. Per me ne vale la pena. Ma quello che intendo per diventare un pirata è imparare a gettare in mare il peso superfluo e vivere nella consapevolezza della brevità della mia esistenza. La vita di bordo del pirata è un continuo susseguirsi di conflitti tra abbordaggi e fughe. Ogni respiro potrebbe essere l'ultimo. Per questo i pirati spendono subito in piaceri tutto quello che guadagnano, perché non hanno la certezza di poterlo fare domani. Per un pirata, il valore di un istante non sta nella sua originalità, ma nel fatto stesso che quell'istante venga vissuto, strappato alla morte. Ogni battito del cuore di un pirata è un segno della sua sopravvivenza, è un monito ad amare la vita finché può farlo. Anche noi, come i pirati, amiamo la vita ed è per questo che continuiamo a fare cose per nulla originali. È per questo che io sono venuta a Kornati e ho catturato tutte queste immagini già viste. Per immortalare quello che ho vissuto, per renderlo tangibile, per gioire del fatto che io c'ero. Per allungare la durata di quell'istante che è già svanito.
È per questo che continuiamo a farci selfie tutti uguali con la Tour Eiffel, a fotografare la stessa luna e a tentare di comporre poesie d'amore usando parole già sentite. L'originalità della nostra vita non sta nel prodotto di ciò che facciamo, ma nel fatto che è la prima volta che quella cosa la facciamo noi. E per questo ha un sapore unico per noi, anche se è lo stesso sapore che ha per tutto il resto del mondo. Facciamo tutte queste cose per dire io ci sono, io vivo. Ed è per questo che all'inizio di ogni anno continuiamo a fare gli stessi propositi, perché vogliamo vivere ancora e ancora e ancora. Buon 2024, amici. Non importa che sia un anno originale, non potrà esserlo. Ma vi auguro con il cuore che sia un anno pieno di vita, la vostra. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui le isole incoronate si trasformeranno in una prigione per noi pirati, dalla quale sarà difficile scappare.